Mi chiamo Giovanna Russo e sono infermiera. Mi chiamo Pietro Zaccagnino, sono un radiologo. Davide Salvitti, 44 anni, infermiere. Sono Ezio Sblendorio, medico chirurgo in Bari. Mi chiamo Abu Karawes Muhammad, provengo da Firenze, di origine somalo. Mi chiamo Mocioe Bianca, vengo dall'Aquila. Attualmente sono in pensione. Da qualche anno sono un ex direttore sanitario. Sono specializzato in chirurgia d'urgenza di pronto soccorso. Io sono chirurgo d'urgenza e vengo da Firenze. Noi infermieri conosciamo il nostro lavoro e sappiamo che c'è quando c'è bisogno di aiuto. E ho pensato subito ai miei colleghi che sicuramente hanno bisogno di questa forza. Mi sono sentita in dovere di aiutare i colleghi in difficoltà. L'invito di quel famoso sabato, ho avuto quasi un impeto, non ho resistito a rimanere sul mio posto di lavoro. Mi sembrava doveroso farlo, dare il nostro piccolo contributo. Rendermi utile in questo momento di difficoltà, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. Ho scelto onestamente di istinto in quanto medico. Ho lavorato a Milano, a nord, ed era giusto secondo me ringraziarle per quello che mi hanno dato. Ma aiutare in tutti i sensi, non solo come medico ma anche dal punto di vista umano. Prendi la consapevolezza che stai andando a fare qualche cosa che non è la regola. Spero di poter dare tanto e ricevere tanto da questa mia missione. Sì, devo dire che è un grande onore. E l'ho fatto con il cuore. E per ridare, insomma, una speranza di un abbraccio imminente.